Turcato ha insegnato i medici. Io ho fatto il liceo e non. Gli altri vanno in montagna, lui va al mare. E faccio il bagno. Il cappello. Bello, per Vittoria. Prosegue questa nostra collaborazione della Galleria Contatto con Ultra Blu, che abbiamo inaugurato con la mostra di Tristano Monaca e prosegue felicemente con Valerio Angiolillo. In questa mostra dedicata alle suggestioni dell'ombra. Il titolo della mostra è Fernweh, che è una parola tedesca che non è traducibile, non ha un corrispettivo in italiano, si traduce con una frase che è nostalgia di un posto mai visto. Questo sta a indicare che le tavole che stiamo esponendo, che poi vanno a comporre il libro Cura Materie, che trovate un po' ovunque nella galleria e che vi invitiamo a sfogliare perché è veramente molto bello, è un gran lavoro, sono le tavole realizzate da Valerio con il torchio calcografico, seguendo la tecnica del monotipo, ma realizzando appunto opere uniche che non sono riproducibili, perché utilizzando lastre di plexiglass, Valerio lavora con inchiostro calcografico, applica acidi, in questo caso anche plastica, bianco di Spagna, polveri varie, fa un po' un lavoro alchemico se vogliamo. Inserisce la lastra di plexiglass nel torchio con la carta e viene fuori un'opera, una tavola, che poi non avrà un gemello mai perché verrà ripulita questa lastra. Quindi. Visto perché in qualche modo, vedendo sia Cura Materies che i dipinti, mi sono accorto che mi sentivo vicino a posti che effettivamente fisicamente non ho mai visto, fisicamente non sono mai stato, ma che effettivamente stanno dentro la mia mente, dentro il mio immaginario, chissà per quale ragione. E in qualche modo poi tutti quanti si sentono affini a un immaginario lontano, o comunque anche di un posto in realtà mai esistito, che in qualche modo alimenta un pensiero automatico nella mente di ciascuno. E per esempio queste tavole qui di Cura Materies sono un dialogo fra luce e ombra, il fatto che l'ombra è presente soltanto se c'è un punto di luce, quindi la forma di un'ombra è visibile soltanto se ci sta una scintilla, un qualcosa che poi fa emergere delle atmosfere completamente diverse una dall'altra. E il libro è diviso in 4 capitoli, ogni capitolo racchiude un po' un'atmosfera diversa, un'anima completamente diversa da quella precedente e da quella successiva. Quindi sfogliando ci stanno anche delle parole, delle frasi che accompagnano, ma in realtà sono soltanto evocative di un immaginario che poi ognuno rilegge nel suo background, nel suo passato. Quindi molto spesso poi mi vengono raccontate appunto le stesse tavole in maniera totalmente diversa, perché tutti ci vedono cose molto molto separate. E io dico sempre appunto che quei dipinti laggiù sono legati a questo concetto qui, perché alla fine quello lì è un dialogo tra luce e ombra allo stesso modo. Il dipinto che stava spiegando Irene prima, quello in vetrina, sarebbe il vero soggetto di quel dipinto, sarebbe l'ombra di un albero che si proietta su un tavolo, che in qualche modo ha questo colore rosso vivo
che riverbera sul tavolo, si sente che si muove, ma con la relazione con la maschera che in realtà aspetta qualcuno che va da lì e la prenda e la indossi finché si anima. E appunto è una maschera che soltanto gli africani anziani possono, di quei villaggi lì, possono indossare. E in qualche modo è stato casuale anche il fatto che dietro ci fosse un cedra, e l'incontro con ragazzi dello spettro dell'autismo, eccetera, che hanno questo disinteresse nel giudizio altrui, nel essere insomma in qualche modo giudicati dall'esterno. Asaro fa questo gesto istintivo perché non gli interessa del giudizio degli altri, e quelle forme intorno sono un rimando a un artista dell'art brut che è Adolf Wolfli, insomma è fugace, quindi si vedono queste pennellate molto dinamiche. Quindi sì, questo qui è il Ferndeck, cioè non so il tedesco, ma la rana piaceva talmente tanto perché rappresentava tutto il concetto. Quindi era completo. Non mi posso ricordare, c'è 80. Questa è la prima cavallo Ferrari. C'è anche Olivia, sì, ora entra. Lui invece fa fare il museo. Serve per noi, quindi bisogna coprire.